Questo è WikiHow, infatti oggi andremo a scoprire come si trovano i diamanti seguendo proprio lui. Ok, io lo sto vedendo perfettamente. Ho preso un po' di legno e mi sta dicendo procurati l'occorrente per cercare... No, per creare una miniera... Come creare? Scusate, c'è scritto creare, io pensavo cercare, ho pensato di leggere male. Invece no, c'è proprio scritto creare, ma non devo crearla la miniera. Devo cercarla, è diverso. Vabbè, comunque, andiamo a procurarci il necessario. Beh, il necessario in teoria sarebbe già abbastanza il legno. Ed effettivamente un piccone in legno sarebbe già abbastanza per trovare una miniera. Quindi prima di tutto ci craftiamo il legnozzolo, il picconozzolo fighissimo. E quindi partiamo immediatamente a prendere queste cose buonissime. Allora, piccone di ferro ci dice poi letto, torce. Anche le torce effettivamente ci possono servire. Ma scusa, se io mi prendo il piccone di ferro vuol dire che la taverna l'ho già trovata, signor WikiHow. Quindi vuol dire che effettivamente c'è un qualquadra che non cosa dentro il suo. Però vabbè, insomma, il letto, beh, signora pecora, mi dispiace molto. Dovrò usare questo piccone per... Sì, però dai, non muore mai col piccone. Ok, rettifico ciò che ho detto. Non useremo mai il piccone. Utilizzeremo, so che è stupido da fare, ma utilizzeremo un'ascia in legno. Perché per ora non ho affatto l'ascia in pietra. O non ho la pietra per niente. Quindi dovremo usare quest'ascia in legno. Ok, quindi vieni qua. Vedete, muore molto più in fretta una pecora così. Quindi, letto, a seconda di ciò che sta dicendo WikiHow. E quindi ci dobbiamo avere almeno il letto, effettivamente. Perché se arriva notte in caverna, ragazzi, finisce proprio tutto, cioè ci moriamo perfettamente, come ben potete immaginare. Allora, da questa parte ci sono delle pecore. Non c'è niente. Eh beh, c'è una pecora effettivamente. Wow, ciao pecora, come stai? Tutto bene? Tiaso, tutto bene? Scusate, mi è appena partita una cosa strana dentro il mio cervello, che spero non mi riparta. Allora, quindi abbiamo detto il letto, che ce l'abbiamo, abbiamo tre di ferro. Quindi casse, le casse, vabbè, le casse ci possiamo prendere il legno, però effettivamente il legno ce l'abbiamo già, quindi non lo so, non mi piace molto come idea. Poi comunque non voglio prendere questo tipo di albero, perché cioè sennò poi dopo, sapete cosa, mi rompo le palle, vi rompete le palle anche voi se vedete me che scavo, quindi evitiamo di scavare. Poi torce ci servono, quindi insomma, tante cose. Tavolo da lavoro, porte, blocchi di legno. No, che schifo, un sacco di cose ci servono. Mamma, mappa, carne cruda. La carne cruda è molto utile, quindi dovremmo prenderla in superficie. Le altre cose mi sa che le possiamo anche prendere tipo fuori. Quindi andiamo ad uccidere qualche altro animaletto che ci possa dare la carne. E che quindi poi possiamo prendere, possiamo direttamente andare in una miniera a prendere tutte le cose che ci servono. Quindi carbone, ferro e tutte le robe. Ok, mi sono fatto la spada, la katana, anzi come che si chiama? Di Demon Slayer. Fighissimo anime. Voi lo guardate Demon Slayer? Molto bello. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro anime preferito, se guardate gli anime, cioè se guardate gli anime sì oppure no, nei commenti. Ok, ho preso 18 di carbone. C'era una vena molto lunga qui. E quindi adesso vado a prendere la fornace, vado a prendere la crafting tableina, molto buona questa qua, perché possiamo craftare tutte le cose che possiamo immaginare. E quindi dobbiamo farci il piccone di ferro secondo WikiHow, giustamente, beh, ovviamente senza il piccone di ferro però non è che si possa andare da molte parti, cioè nel senso dobbiamo prendere il ferro, perché ovviamente senza il piccone in ferro, senza il piccone ovviamente non si possono prendere i diamanti, senza il piccone in ferro, quindi dobbiamo prendere i diamanti, prendendo prima il piccone in ferro, quindi dobbiamo trovare una caverna che ci possa offrire questo ferro. Perché io è da mezz'ora che lo sto cercando, ma non lo sto trovando. Questa cosa mi puzza, cioè nel senso non vorrei che Minecraft in questo momento mi stesse ostacolando. Capite ciò che sto dicendo io, vero? Altre pecorame? Pecorame, venite qui! Allora, vi chiedo scusa se vi state sconvolgendo, però devo prendere tutte queste pecorame. Devo. Ok, perfetto. Chiedo scusa di nuovo. Potrebbe essere un po' particolare come reazione da avere su Minecraft, perlomeno. Però ho trovato una caverna intanto. Non è una caverna, vado a buttarmi giù dalla montagna. Ok, scusatemi tanto, non lo faccio più, vi giuro. Cioè, non giuro niente, perché non è mai vero nella vita, lo farò di nuovo. Ti prego, fa che qui ci sia qualcosa. Ti prego, ma perché non nuota sto qua, mi è deficiente? Ok, siamo dentro, io direi immediatamente di posizionare la fornace, se no qua ci moriamo se seguiamo ciò che ci dice qualcuno. E nessuno in particolare, sto dicendo chiaramente. Quindi adesso mettiamo anche la crafting table, ovviamente, perché ci serve per craftare le cose. Intanto il mio iPhone sta spegnendo. Mannaggia a te, non ti spegnere, sennò ti devo dare le pacchette, poi voli da là fuori, dalla finestra, sai? Ok, scusate, stavo un attimo rimproverando il mio iPhone. A volte c'è bisogno di farlo, perché a volte si comportano in modo strano. Sto scherzando, prima che Apple mi denunci. Ma dai, ma chi vuoi, cioè, nel senso che mi caga, cioè dai, per favore. Non credo che poi mi... No, vabbè, ovviamente, però poi comunque voi non fatelo con i vostri iPhone. E cioè, non riproverate i vostri iPhone, sennò magari ci potrebbero rimanere male.
Adesso però invece magari potrei fare un'altra cosa. Potrei vedere cosa mi sta dicendo WikiHow. Allora, casse. Perché io non ho capito perché mi servirebbero delle casse. Però vabbè, facciamoci le casse e seguiamo ciò che WikiHow ci sta dicendo. Quindi una cassa, ho sbagliato. Una cassa, no, gas, casse dice almeno due, quindi così. Così intanto ci finiamo tutto il legno che abbiamo. Vai che bello. Ok, perfetto. Ah, però avevo anche altra oak planks. Allora mi organizzo così. Perfetto, ho due casse. Ok, perfetto. Così almeno possiamo. Santa Maria delle Rose. No, 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 no. Avete visto? Avete visto? WikiHow aveva ragione. Perché le casse servono nel caso. Se mi esplode vicino alla. Ok. Se mi esplodeva qua, urlavo in giappocinese antiquariato, che è una lingua molto particolare che tutti quanti noi amanti degli anime conosciamo. A me piace molto il vabbè, basta, sennò qua mi cringe un attimo. E effettivamente adesso. Il ferro! Ho trovato il ferro, ragazzi! Il ferro! Ah, pensavo solo due, ho detto. Non è che ce ne sono solo due, quindi io non posso farmi il piccone in ferro, quindi automaticamente mi incavolo come una scrofa. Perché sapete bene che le scrofe a volte si incavolano tipo tanto e ti possono fare del male. Infatti bisogna stare attenti a volte alle scrofe, soprattutto quelle selvatiche che magari vogliono proteggere i propri figli. Non so perché sto dicendo questa cosa, ma l'importante è che io la stia dicendo. Adesso prendiamo anche altre cose qua. Facciamoci un'altra fornace così mi posso cuocere il ferro così. Quindi così, metto qua cos'ho. E del carbone. Il carbone. Il carbone. Il carbone, il carbone, dov'è il carbone? Raga, vi giuro, dov'è il carbone? Ah, tutto qua, ok, perfetto, grazie di avermelo detto, raga. Scusatemi tanto, ma a volte posso sembrare strano, magari lo sono, magari non lo sono. Chi lo sa, solo uno psichiatra potrà dirmelo quando ci andrò. Adesso, vediamo un attimo, mi serve il piccone in ferro. Abbiamo, ce l'abbiamo, il letto giusto, il letto, e ho altre 8 di lana perché tipo ho ammazzato tantissime pecore, quindi giustamente così, quindi il bed ce l'abbiamo, dopo ci servono le torce e ce le abbiamo, le casse ce l'abbiamo, la fornace ce l'abbiamo, tavolo da lavoro ce l'abbiamo, porte, non ho capito perché ci dovrebbero servire delle porte, raga, però fidiamoci, no? Ok, facciamo così, abbiamo tre porte, bene. Per costruire servono 6 assi, mi dice di legno. No, vabbè, ok, grazie, so come. Però dice, le porte tengono lontani i mostri dal tuo campo base mentre dormi. Ma io perché dovrei mai dormire in caverna? Ma me lo spiegate, questa cosa io non l'ho capita, eh. Però vediamo un attimo cosa ci dice. Blocchi di legno, beh, i blocchi di legno ce li abbiamo. La mappa, che però solo nella versione console, quindi nel nostro caso io che ho la versione Java Edition, non mi serve. È carne cruda. La carne cruda l'abbiamo cotta perché sennò ci muoriamo di fame. Però, giusto perché ce lo dice WikiHow, facciamo così, ok. E prendiamo tre carni di cruda. Così almeno possiamo dire di avere della carne cruda e di aver seguito alla lettera tutte le istruzioni che ci dava. Adesso prendiamo anche questa fornace e ci craftiamo il piccone in ferro. Così abbiamo letteralmente tutto per poter passare al prossimo passaggio che ci dirà adesso finalmente come trovare questi effettivamente diamanti magici che tutti quanti noi stavamo aspettando. Cigolosamente, che vuol dire che tipo come delle porte che cigolano, tipo che in realtà dovrebbe essere un somaro, ma vabbè. Oh mio Dio, questo è uno zombie di Demon Slayer. Che effettivamente io, raga, non sto sentendo quello. Ma perché non sto sentendo i suoni? Che problemi ho? Mi sto rendendo conto di non sentire i suoni. Ma se io scavo qua, non sto. No, sto sentendo invece. Cosa sta succedendo, raga? Raga, sta succedendo una cosa strana, devo alzare. No, music. No, anche voi non sentivate niente, però sono stato stupido io un pochino. Questo è uno scheletro con un arco, via, muori, sto usando la katana. Vushpuff! Questo dovrebbe essere un arco, grazie mille dell'arco. Perfetto. Adesso direi. Ok, di là si esce, non vogliamo uscire, anche se dobbiamo dormire, quindi adesso effettivamente dormo perché WikiHow ce l'ha detto. Allora, qui ci dice di scavare in basso, giusto? Ci dice di scavare in basso, ma a zigzag. Non ho capito cosa vuol dire tipo a zigzag, scavare a zigzag, però effettivamente dobbiamo scavare a zigzag. Sapete, la prima regola di Minecraft è quella di non scavarsi sotto i piedi, quindi a zigzag magari intende così, che è la regola principale. Però comunque dobbiamo andare verso. Ok, verso Y12 ci dice, cioè vabbè, fra Y5 e Y12, 16 ci dice, quindi effettivamente questa cosa è giusta. Bravo WikiHow, bravo, hai indovinato, giusto, giusto, mi sembra adeguata come risposta. Se cado nella lava però è colpa sua, perché ok che mi dice di scavare a zigzag, però non vuol dire niente, bisogna scavarsi due blocchi sotto, io non ho voglia di scavarmi due blocchi. Quindi, evidentemente, ma raga c'è la Blackstone.
Quindi vuol dire che siamo proprio in fondo, ok. 13, 12, eccoci qua, siamo a livello 12. Adesso cosa dobbiamo fare? Vediamo un po' cosa ci dice questo bellissimo WikiHow. Ok, scavare più... Ok, quindi creare un campo base. Quindi prima di qualsiasi cosa, la cosa importante effettivamente per trovare diamanti, raga, i diamanti, è scavarsi un campo base, no? Cioè nel senso prepararsi un campo base dove ci metti il letto, dove ti metti... Ornace, la crafting table, spray, poi preparable, capito? Cioè, tutte cose molto utili ai fini del trovare diamanti dopo tutto, no? Che sono quelli che si nascondono effettivamente poi dopo sotto qua in caverna, quindi perfetto. Adesso scaviamoci questo campo base come ci dice, quindi ci mettiamo la crafting table qua, dopodiché ci mettiamo la fornace qua. E il letto, indovinate un po', ce lo mettiamo qua. Perfetto, io direi che è molto caruccio come campo base, secondo me. Ilunis, cosa stai facendo? Ah, mi avete chiamato? Beh, raga, cosa sto facendo? Io sto scavando, così come mi sta dicendo WikiHow. E vediamo un attimo, no? Perché giustamente, oh, qui ci sono cose un po' particolari, come ben vedete, tipo della lava. E sì, ci metteremo un po', quindi... Aspettate, capite? No. Times life is hard. Oh, ma volete vedere una cosa stranissima che mi è successa a Siri? Ehi Siri, come stai brutta scema? Aspetta. Come stai brutta scema? Guardate, cioè praticamente sta qua parlando in italiano. Felice di essere qui. No! Ma raga, era impazzita, vi giuro. Cioè praticamente si è messa a parlare con accento inglese in italiano. Allora, è pazzesco, lo so, cioè, vi ho sentiti... Ma veramente, raga, cioè, secondo me è fuori di te, cioè, era impazzita un attimo, perché... Ma vi giuro, cioè, non sto scherzando, è veramente, quindi, boh, molto strana come cosa, molto, molto strana, effettivamente. Raga, è vero, WikiHow aveva ragione, però devo scavare così. No, avevo trovato i diamanti, wow, che figata. Sono troppo contento. Bravissimo. Ah, sono fatto male, purtroppo. Però posso dire che WikiHow aveva assolutamente ragione, raga. Quindi io sono contentissimo. Grazie WikiHow, mi sei stato molto utile come al solito. Infatti adesso andrò a cercare come entrare in un anime e vivere la vita di un anime. Sarebbe una cosa molto bella. E se lo volete magari faccio un video su Minecraft. E quindi ricordatevi di lasciare like, iscrivervi al canale o attivare la campanellina. Vi compaiono altri video e ci vediamo al prossimo!